Come mai è finita anzitempo questa sua esperienza con lo Perché Sudacen? non accetto quando vado ad allenare una squadra, io non accetto che arriva lì un'ora prima della squadra, non venga ad allenarsi. È una cosa che mi dà fastidio, perché anzitutto sono un allenatore vero e un allenatore appassionato di calcio e non è giusto che un ragazzo di 17 anni mi manchi di rispetto su È successo questo. qualcosa di particolare? No, no, solo perché non si venga ad allenare. Io sono andato via, non posso dire niente dalla squadra. Mi sono lamentata solo perché arrivo lì e non si vengono allenati e sono andati via. Tutto Questa è qua. una grave mancanza di Sì, rispetto. anzi, io ringrazio a Tele7 di questa opportunità e vorrei fare un saluto a tutti gli sportivi del Cilento e tutti il Cilento per Ricordo questa occasione qua. che lei si è dimesso anche dopo aver ottenuto importanti risultati. Ricordiamo anche la Sì, doppia vittoria con contro. Marina Palinuro. Ecco, quindi. Però io sono un mister che tengo molta dignità. Sono un grande appassionato di football. E non accetto che dei maleducati non si vengano allenati. Tutto qua. Pretendono di venire solo alla domenica con la borsa. No, io devo giocare. Queste cose non esistono a Milano. Io a Milano sono stato 29 anni, non ho mai visto da una squadra dilettante una cosa del genere. Mi disse, senza fare pubblicità di nome, a un dottore di Stella Cilento, mi disse, mister, io ti capisco quello che tu vuoi fare, ma Stella Cilento non si può fare. Come tu stai a Milano, ovviamente vedi come vanno fatte le cose nel Milan, nell'Inter, nella Sampdoria, nel Vicenza, Ricordiamo che nell'Atalanta. lei è davvero un'esperienza, perciò paragonato con un contesto Io nazionale. posso dimostrare a questo emittente che a 16 anni sono andato a Milanello a provare nei ragazzini del Milan. Non so, penso Nevio Scala lo conoscete. Io lo posso dimostrare da domani mattina che sono andato a provare col signor Lidon e il signor Tessare a Milanella a provare i ragazzi del Milan. Ma quello è il calcio giocato. Io per fare una prova nel Milanello ho dovuto aspettare 3 ore per giocare 20 minuti. E zitto. Quindi lei ovviamente contesta che un ragazzo oggi di 17 anni, anche di una categoria bassa, ovviamente si comporti in questo modo. Io purtroppo ho avuto la sfortuna. Io ho allenato 17 squadre, non una, 17. Io ho avuto la sfortuna che non ho avuto mai l'occasione di avere una squadra di gruppo che prendevano uno stipendio. Purtroppo ho allenato delle squadre che non prendevano uno stipendio e dei ragazzi mi dicevano, mister, mica mi paga la società che voi pretendete che io venga alle 2:30. Io vengo quando posso venire. Ovviamente così non si arriva lontano. Ecco, ovviamente parlavamo prima anche dei risultati che lei ha ottenuto Sì, alla guida sì, della Stella sì, sì, Cilento, due su tutti, sì, ovviamente i ma particolari sono state quelle due vittorie. sì, due vittorie e abbiamo fatto un pareggio a Ceraso e poi io sono andato via. Se Però quanta soddisfazione c'è rispetto a quelle due vittorie che uno diciamo? mi diceva, lo dico in Tele7 qua, se uno mi diceva, mister, ti do 3.000 euro, non vincere con Marino o Palinur, io le rifiutavo. Sto parlando di 3.000 euro. Perché io tengo molta dignità. Per me è stata una grossa soddisfazione abbattere due paesi che mi hanno marginato come allenatore, sia Marina di Camerota che sia Palinuro. Mi hanno marginato e preferiscono di avere un allenatore non qualificato a Marina di Camerota come a Palinuro hanno un allenatore non qualificato. È giusto secondo lei questo qui? Ecco, ma E noi infatti. che facciamo a fare i corsi allenatori? Per fare che cosa? Perché la federazione ci prende in giro così. Questo è un E discorso veramente. noi paghiamo la tassa, lei lo sa che paghiamo la tassa. Ecco, questo è un discorso che ovviamente la fa anche accalorare dal punto di vista personale, perché, ripetiamo, ci teneva molto. Signor Rizzo, lei è un bravissimo giornalista, che lei lo sa che io la stimo lei moltissimo. È giusto secondo lei, signor Rizzo, che andiamo sui campi di gioco e non abbiamo un medico in panchina? Mi dica lei se è giusto. Mi dica lei se. E se si fa male un ragazzo? Chi lo soccorre? Mi dica lei chi? I profani di calcio dei dirigenti? Sono profani di calcio. Quando si fa una società, si deve fare bene, non a sbando, perché qui le società nei dilettanti sono a sbando. Invece si devono fare organizzate. La prima cosa è si prende un allenatore qualificato e si prende un medico e si porta in banchina. Allora si possono fare le cose per bene. Come fa la Gerbison e come fa il Sapri, che la domenica c'è il medico in banchina. Io sono un carissimo amico di Difeo, un bravissimo allenatore, un bravo ragazzo. Quando Difeo dice alle 2 alla squadra,
Alle 2:10 sono tutti negli spogliatoi. Lo so che prendono lo stipendio. Io in seconda categoria nessuno prende lo stipendio. Però vi voglio trasmettere che cosa significa. Da Sapre è una squadra dilettante nei nostri paesi. Capito? Lei fa calcio da tantissimo tempo. Lei... Una vita. Ecco, sapete io quanto ho, signor Rizz? Eh? Io ho 62 anni. Portati benissimo. Sì, 62. E sono un uomo di sport. E sono orgoglioso di farlo. Però con un gruppo combatto. E possibilmente dei ragazzi veramente educati. Perché io non vado d'accordo con le persone scostumate. Perché fare calcio con le persone scostumate è anticalcio. È anticalcio, mi creda. È anticalcio. Non solo nel senso del comportamento, ma anche i modi di agire, ci riferiamo anche a degli scandali che sono stati, poi che sono venuti fuori. Poi è una storia nei dilettanti. Possibile, ma signor Rizzi, mi dica lei, che un arbitro fischia 40 volte, sbaglia sempre. Possibile? Mi dica lei. Qui ci sono dei giocatori nei dilettanti, in prima categoria. Non sono capace di fare una rimessa. Mi creda, perché hanno degli allenatori non qualificati. Uno si alza la mattina, intanto magari fa il cameriere, diventa direttore sportivo. Un altro fa il salumiere, diventa allenatore. Un altro magari non è stato mai nel carcere dei dilettanti, addirittura presidente della squadra. Secondo lei è giusto così? Io ho fatto un corso di allenatore, 10 aggiornamenti, l'ho fatto. Perché non si fanno i corsi di direttore sportivo, non si fanno dei corsi di dirigente? Perché non vogliono andare? Perché non sono appassionati di calcio. Non sono appassionati di calcio. Perché se un dirigente è appassionato di calcio, io mi devo aggiornare. Devo andare a fare un corso a Coverciano. Sapete quanto è un corso, signor Rizzi? Sono 10 giorni. È una passeggiata. Io l'ho fatto 40. Lui non può andare a fare 10 giorni. Mi dica lei se è giusto. Quindi c'è poca professione. Poco. Io invece rispetto degli allenatori e sono un rispettoso, come Nello Rizzi di Asce, che è una vita che fa calcio, dal settore giovanile ai dilettanti. Questi ci vorrebbero nel calcio di dilettanti, ci vorrebbero 100 Bagnati, 100 Rizzi, 100 Pangalli e via avanti così. Allora si può fare calcio. Vogliamo parlare una piccola parentesi di Molinari? Emilio, io conosco Emilio. È stato il portiere della Gerbis, grande amico mio, sia lui Lucio Mendola. Perché il figlio di Emilio Molinari è venuto fuori e gioca nella Juventus? Ma lei pensa per i... Sì, ma lei pensa per il dirigente? No. Per il papà. Perché il papà gli è stato sempre vicino, da quando era piccolino. Lui l'ha portato alla Salernitana. Poi alla Salernitana, ovviamente, è fatto il settore giovanile, tutta questa cosa qui è arrivata, ma grazie a Emilio Molinari. Il figlio deve dire grazie a papà. Purtroppo di Emilio Molinari nel Cilento sono rari, pochissimi, forse uno solo. Io ripeto un discorso che ha fatto lei poco fa, lei ha usato un termine marginato, riferendosi a sì, Maria di Canale, mi hanno marginato. E Parimuro, ecco, è un qualcosa. Come mi hanno marginato a Novivedia. A Novivedia, questo no, forse ho la faccio da pirla, come si dicono a Milano. Forse ho la faccio da pirla, ma mi sembra ho avuto sempre la faccia pulita. Non fumo, non bevo, non ho mai preso droga. Sono un papà affezionato, 35 anni, che sto con mia moglie felice, 2 figli, uno di 30, uno di 25. Una vita normale, ma normalissima. Purtroppo ho solo un difetto, sono un appassionato di calcio. Ma vero, sì, signor Rizzo, un appassionato è vero. Mi dispiace, ho una rabbia, signor Rizzica, ma mi credo, delle volte prenderei un cannone e sparerei della rabbia che ho dentro. Perché ovviamente si sente, come diceva, dell'arcinato. Sì. Nell'81, per non dire quelle che mi devono dare, come nel casello lo stesso, non voglio fare nome di nessuno.